in questi giorni quello che è avvenuto è stato quello di rendere possibile uno scambio tra istituzioni, direttrici, insegnanti, personale scolastico in genere delle scuole d'infanzia del Kosovo e le colleghe e i colleghi di Reggio Emilia. Allora, stamattina abbiamo incontrato una parte delle scuole del progetto Pedacos e diciamo durante questa settimana della loro visita studio a Reggio Emilia avevano un momento qui a Remida per approfondire soprattutto la parte che riguarda la relazione con i materiali. Abbiamo fatto modo di offrire loro un'esperienza che è quella che noi diciamo pratichiamo con bambini e adulti, in modo che loro possano anche capire sulla propria pelle come riproporre questo tipo di attività in una certa modalità anche con i loro bambini. Siamo stati assieme alle scuole del Kosovo coinvolte nel progetto Pedacos in visita al centro internazionale Loris Malaguzzi, che è diciamo così un po' il cuore di quella che è l'esperienza del Reggio Emilia Approach. Reggio Emilia Approach nasce nel dopoguerra dalla sensibilità del movimento femminista, è una filosofia pedagogica basata sull'idea di diritti delle bambine e dei bambini al miglior contesto possibile di educazione, ed è per questo che c'è questa idea di atelier. Un atelier è uno spazio in cui i bambini possono fare esperienza, possono fare conoscenze, possono sviluppare le loro potenzialità. Sono degli spazi che, grazie al progetto Pedacos, noi abbiamo proposto alle scuole del Kosovo, abbiamo sostenuto loro nell'allestimento e quindi le scuole coinvolte nel progetto Pedacos qua hanno, diciamo così, visto il funzionamento di un atelier nelle scuole di Reggio Emilia. Tornando a casa, tornando nelle proprie realtà, avranno la possibilità di sperimentarlo e di capirne le potenzialità. I cili kopsht është ndërtu para 20 viteve këtu në regjio, i cili kopsht brenda vetës i ka 78 fëmijë të cilët e ndjekin edukimin. Mandej ato mini ateljet brenda klasave në kopsht që i kemi pa, puna me fëmijë konkretisht, ato që kemi pa ka qenë të gjitha materiale recikluse. San, pa moj san, je nešto ovako približno. Da imamo ovako ovu grupu ljudi, da imamo ove sve prostorije, da imam tu organizaciju. I naravno, što više dece, da i što više roditelja, što više zajednice da se uključi, to ću da, čim stignem na dole na Kosovo kod mene, težiti ka tome. Edhe qysh, tash unë e këto ri edhe mendimet i kam, qysh me bo takimin me personelin kur shkoj, me tregu qa ne a kemi po, qa ne a dojna me shpërfaqte ta, pas taj me komunitetin, me prind, për me tregu se na për një javë ditë qka kemi marë, me ndoj ato fatë të dëshmijat dhe gjatë në kohës jo mundu me maj shënime, se gjithë qka së mundem me majnë mend, edhe që me mujtë me bo si një pjesë, si një dokumentar, të punës një javore të vizitës këto që kemi pasë. Jemi me fatë që në shtetin ton edukimi në fëmirin e hershme është dhe një prioritet, anda jemi me fatë si shtetë që qasje në regjë e kemi fut në sistemin ton arsimor. Vizitat cilat i kemi bo këto qendrat të cilin jemi aktualisht këto, na kalon një përshtypje shumë të mirë në aspektin e qasjes në të ardhme në shtetin ton në pun me fëmi. In Kosovo devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare molti colleghi e colleghe e devo dire che c'è un'ottima base teorica, perché comunque le università sono evidentemente capaci di formare bene il personale. Noi come RTM, come soggetto diciamo anche di cooperazione, crediamo molto in questa filosofia, che è quella di non esportare modelli. Qui non ci sono manuali, non ci sono i modelli da esportare da Reggio Emilia al Kosovo, non ci sono prodotti da vendere. L'idea di scambio che c'è dietro queste visite è quella del ti faccio conoscere il mio percorso, ti faccio conoscere la mia storia, in questo caso la storia delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia del comune di Reggio Emilia. E questo è lo spazio in cui costruire la relazione col Kosovo, che però devo dire è stato molto accogliente rispetto a queste idee, come se fossero appunto un cambiamento bene accolto che si attendeva, ecco, e che ha messo in movimento molte energie delle insegnanti. Një hapësirë atë ku jemi në
ku veprojmë në punën tonë dhe në atë hapësir ti grumbulloj materialet recikluse dhe ti përdorim fëmijet në mënyrë që të zhvillohet imagjinata e tyre, kërshëria për të bërë një aktivitet që i përket një materialet recikluse që kemi parë atje në Remida. Ja sam i veoma, veoma, veoma zahvalna koliko su ovde ljudi ljubazni, mislim na ovaj projekat ovde, koliko su oni ovde ljubazni, koliko su spremni da na svako pitanje naše odgovore, a mi iz ove sredine imamo pregršt pitanja, mnogo pitanja, veoma su ljubazni, veoma se trude da nam objasne, dočaraju taj trenutak, kako su došli do ovo, kako je nastalo ovo, kako je uspelo, kako je došlo do krajnji cilj svega ovoga. Edhe një një të ardhme, unë e kërkoj nga ju, që ju më ardhme na prap me po, që kemi bo, së kurën jëmë këto, po me thonë, ah, lumnije, unë do të vijë atje në kursin tanë, që kemi bo me Reggio Emilio.